Fai gesti però. Mamma. 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 Master e i dominatori dell'universo. Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sì. Sono il principe ereditario di Eternia. Un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Sì. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Mento, travestitismo. Senti Alisei, la smetti di fare la saputella. Il termine travestitismo è italiano, sì, e significa tendenza del soggetto a usare abiti e acconciature proprie del sesso opposto. Tipica nell'ambito dell'omosessualità. Quindi taci un po' e non fare la prima donna, scusa, ok? Scusa, allora ripartiamo con il preambolo nella sigla, che ho anche lo smalto trasparente che sta asciugando e non posso muovermi troppo. Chiedo scusa, Altezza. Dicevo, da quando ho rivelato il mio segretissimo troppo top all'amico orco, qualcosa è cambiato a palazzo. Spero che il piccolo doppio ano non faccia la sciocca e non riveli a nessuno il mio segreto troppo top. No. Ci rimarrei malissimo. Gli vabbè. Voglio tanto bene. Gli vuole tanto bene. Ehi, mamma! Serie. Adam, ciao. Hai mica visto quel piccolo pervertito volante di orco? No, papi. Lo stavo cercando anche io. Quella piccola merda. Di solito viene a cagarmi il cazzo la mattina presto mentre come? Cago. Ma stamattina le guardie dicono di averlo visto svolazzare verso il castello di Skeleton. Aia. Speriamo non si cacci nei guai. Accidenti. Già sono preoccupato anche io. Metto immediatamente le mie nuove shoes da running e faccio un po' di jogging fino al castello di Skeleton, così vado a dare un occhio. A proposito, ti piacciono le mie nuove unghie? Per un attimo mi sei sembrato frocio. Dai, ma che dici, papà? Ma secondo te? Appunto, che cazzo me ne fotte delle tue unghie? Su, dai, vai a cercarlo, ma stai attento. Top, sulla strada mi fermo anche da Gucci. Sono uscite le ciabattine da spiaggia troppo top. Le ciabattine da spiaggia no. Ma perché? Per un attimo mi è sembrato proprio frocio. Considerazioni. Scheletro, posso entrare? Solo se sei etero. Accidenti. Quindi il motivo della mia visita è abbastanza palese. Vedo che abbiamo un problema in comune. Dimmi solo se stiamo parlando dello scopaculi con il potere di Gay School. Esatto, proprio di quello. Non esco più dal castello da settimane, sono disperato. Tutti i miei scagnozzi sono tornati sui loro pianeti di origine e non mi rispondono più al telefono. Beastman è in cura da uno psicologo perché ha una crisi di identità sessuale. Quel pazzo crede di essere il mio ragazzo. Credo che cederò all'idea di avvelenarmi. Io ho due buchi del sedere, ti lascio immaginare. Ma dici in senso metaforico? No, non è così proprio la mia specie. E lui lo sa? Lo ha scoperto l'altra notte. Oh, cazzo. Nonostante non sia empatico e sia un demone del male davanti a questa notizia, sento il bisogno di abbracciarti. Non oso immaginare cosa hai passato. Grazie, Skeletor. Apprezzo molto. Vieni, stringimi. Aia. No. Ehi! Ma che state facendo voi due puttane? Oh, cazzo! Per l'anima di Gloria Gaynor, non posso crederci. Alle mie spalle, proprio tu, orco doppio ano. Tu che sei il mio migliore amico. Giù le mani dal mio boy. No, aspetta, c'è un enorme malinteso. Ti prego, Adam, non fare quella cosa con il boa rosa, non ti arrabbiare. Ma di che parli, stronza? Sono arrabbiatissimissima. Non piango per non rovinarmi il rimmel. Ma dentro sono dilaniata. Ma siccome sono una persona ragionevole, ecco. E visto che fortunatamente hai due ani, no. Credo che l'unico modo per risolvere questa situazione sia appellarmi agli infiniti poteri di Gay School. No, maledetto orco, non potevi farti i cazzi tuoi e rimanere a palazzo, figlio di puttana volante. Ma dove sono finiti l'empatia e gli abbracci? Ce li sta per cacciare nel culo la Carrà coi pettorali di Lou Ferrigno. Per il potere di Gay School. Perché? Che appetito, cara. Ma come fai a scoparci tutti assieme? Magia, Skelly, magia. Basta che dal culo non mi tiri fuori anche un coniglio.
Troppo tardi. Mamma. Oddio, quanto mi fa sentire sbagliata così. Mamma. Ma che serie? I dominatori dell'universo. Mamma.